Benvenuti su Creazioni Digitali, un nuovo appuntamento con il corso completo e gratuito di Affinity Designer. In questo tutorial vi parlerò ancora del pennello vettore. Abbiamo già visto come utilizzarlo e come personalizzare i pennelli. Il link del tutorial relativo è in descrizione. Adesso invece vedremo come creare dei pennelli partendo da zero e nello specifico vedremo come creare pennelli vettoriali. Ho già preparato una tavola da disegno trasparente, 1500 pixel per 1500 a 300 dpi. Attivo lo strumento Posiziona, importo una foto che ho scelto prima e conservato in una cartella. Adesso la trascino fuori dalla tavola da disegno. Questa tavola infatti la userò per testare i pennelli. Ridimensiono la foto, la riduco a 800 pixel, blocco le proporzioni e attivo lo strumento Tavola da disegno. Dalla barra contestuale Opzione, dimensioni selezione e poi inserisci tavola da disegno e crea così una tavola delle stesse dimensioni della farfalla. Bene, a questo punto tasto destro, rasterizza, anche se si tratta già di un'immagine raster. La rasterizzazione in questo caso è utile perché congela la risoluzione dell'immagine. In genere è un'operazione distruttiva, ma necessaria in questo caso per renderla compatibile con il formato richiesto per creare il pennello. Adesso esporto la foto. Dal menu File, Esporta, si apre il pannello di esportazione. Il formato deve essere PNG. Le dimensioni che ho dato vanno bene. Area di selezione per esportare solo ciò che ho selezionato. E quindi premo su Esporta. Si apre Esplora risorse e seleziono la cartella dove voglio salvare l'immagine e la rinomino in Farfalla. A questo punto apro il pannello Pennelli. In alto, menu Hamburger, scelgo quindi Nuovo pennello immagine con texture. Si apre ancora Esplora risorse e seleziono il file farfalla che ho esportato prima. Nel pannello adesso mi ritrovo l'anteprima del pennello creato, la farfalla. La seleziono, attivo il pennello vettore e clicco sulla tavola e mi rilascia una farfalla. Per evitare che il pennello venga pixelato è importante utilizzare immagini ad alta risoluzione in modo che mantenga i dettagli nitidi anche quando verrà ingrandito. Riduco le dimensioni del pennello, provo a trascinare. Vedete cosa succede? La farfalla in pratica segue la traccia del pennello e viene praticamente stirata. Cambio impostazione al controller, lo setto su velocità, traccio delicatamente e questa risulta un po' più dinamica. Poi imposto pressione e anche così crea una bella farfalla. Vedete come si distende bene la pennellata. Sto usando il mouse, per cui non vedremo gli effetti della pressione. Riattivo il pennello vettore e clicco su altro per cambiare le impostazioni del pennello. Abbiamo già visto questa schermata nel tutorial precedente. Al momento il nuovo pennello era impostato in estendi. Seleziono Ripeti e adesso posso trascinare ed ottenere una sequenza di farfalle. Vi ho detto all'inizio che si tratta di un pennello vettoriale, anche se realizzato con delle immagini. Attivando con un doppio clic lo strumento nodo, il pennello può essere modificato esattamente come tutti i vettori. Bene, cambio tavola da disegno. Accanto ho preparato una sorta di composizione grafica primaverile. Vediamo come utilizzarli e personalizzarli inseriti in un contesto grafico. Traccio quindi un'altra farfalla, poi riduco il tratto del pennello vettore e trascinando ne ottengo una sequenza. Sono tante, ne voglio un po' di meno, quindi aumento il tratto. Se diamo un'occhiata al pannello colore, i due selettori sono
completamente vuoti, sia quello del tratto che quello del riempimento. Al momento, infatti, il pennello vettore sta utilizzando il colore che aveva l'immagine originale. Se voglio dare un colore diverso, seleziono naturalmente un colore tratto, o in alternativa è anche possibile selezionare una sfumatura e impostarla come abbiamo già visto nel tutorial dedicato allo strumento. Bene, pulisco la tavola da disegno che ho utilizzato per la prova pennello e adesso vi farò vedere come creare un pennello decorativo da vettori. Duplico la tavola da disegno della farfalla, così il nuovo pennello avrà le stesse dimensioni. Tasto destro, duplica ed elimino la farfalla. Inizio a disegnare un altro pennello. Naturalmente mi attengo sempre al tema primavera. Attivo lo strumento stella, imposto il tratto nero e poi lo spessore. E da 7 impostazioni che abbiamo già visto come utilizzare nel tutorial relativo alle forme, il link è sempre contenuto in descrizione, scelgo un'altra forma fra le predefinite, aumento così il numero di punte e poi traccio un'ellisse e la posiziono al centro. Scelgo un giallo un po' più acceso, lo pesco con il selettore colore. Adesso do una tinta anche ai petali, scelgo il bianco e al tratto assegno anche un pennello, tratto acrilico 14, colore sempre bianco. Duplico ancora la forma che non ho convertito in curve, quindi posso ancora trasformarla da 7 impostazioni. Ne scelgo un'altra, modifico il numero delle punte e il raggio interno. Ottengo così un altro fiore. Bene, adesso inverto il colore perché lo voglio rosso, dopodiché diminuisco il tratto, anzi lo azzero completamente. Duplico l'ellisse gialla e l'adagio al centro e lo duplico. Ne faccio uno un po' più grande. Cambio ancora la forma da 7 impostazioni. Con questa forma farò una sorta di bocciolo. Inizio eliminando i nodi, anzi è più veloce utilizzare lo strumento coltello che abbiamo già visto. Taglio i nodi al centro, poi seleziono le forme e le elimino. Mi servono 4 petali, elimino quindi anche questo, poi sposto il punto di origine, ruoto il petalo, quindi raggruppo, duplico e ruoto e ottengo altri 2 petali simmetrici ai primi 2. Perfetto, adesso raggruppo ancora e ruoto. Attivo lo strumento segmento, lo utilizzo per creare il calice, almeno credo si chiami così. Attraverso il pannello colore scelgo un non verde, ridimensiono la forma e la sistemo alla base delle altre. Adesso dal pannello pennelli scelgo un pennello per creare gli steli. Uso spessori e pennelli diversi per dare del movimento. Voglio rendere la composizione un po' più gradevole e armoniosa, quindi ridimensiono i fiori, diversifico i colori, do un po' di luce, utilizzo il giallo, poi sempre utilizzando pennelli diversi creo della vegetazione alla base per riempire un pochettino il pennello. In realtà mi sembra ancora un po' piatto e monotono, quindi decido di impostare un pennello anche al tratto dei fiori. Voglio un pennello che sia ben evidente per creare vivacità e dinamismo. Adesso accelero il video e poiché duplico i fiori che ho già realizzato, li rifletto o cambio le dimensioni per avere un pennello un po' più folto. Bene, a questo punto posso esportare il pennello, menu file, esporta, le impostazioni di esportazione vanno bene, le abbiamo viste prima, e salvo. Torno quindi alla tavola da disegno di prova, riapro il pannello pennelli. Dal menu hamburger, nuovo pennello, immagine, raster, e seleziono il file che ho esportato prima. Doppio clic sul pennello che ho appena creato,
e si apre la finestra di modifica. E stavolta imposto direttamente ripeti, clicco e trascino per testare il pennello e non mi sembra male. Quindi torno alla tavola da disegno della composizione. Vedete che al centro ho posizionato due ellissi, una opacizzata sotto e poi sopra una più piccola bianca. Seleziono quella più grande. Il tratto pennello viene automaticamente assegnato e prende le proprietà del pennello precedente che appunto avevo opacizzato e vedete che si ottiene questo effetto trasparenza molto carino. Riporto al centro l'ellisse più piccola, clicco sull'anteprima pennello e con l'ellisse selezionata lo applico al tratto. Questo effetto grigio è dovuto all'effetto di fusione con il livello sottostante. Per ottenere i colori di origine del pennello, i selettori colore devono essere scarichi con la barra rossa per intenderci. Per assegnare un colore, invece, attivare il selettore del tratto e selezionare il colore. Il colore verrà comunque assegnato all'intero tratto, quindi in questo caso perdiamo i colori originali. Volendo diversificare i colori, è possibile assegnare una sfumatura. Ad esempio la stessa sfumatura che ho applicato allo sfondo e che poi ho opacizzato. La seleziono quindi dal pannello campioni e vedete che in questo caso riesco a diversificare i colori del tratto. Posso ancora staccare questa decorazione dallo sfondo con un effetto, ad esempio un effetto smussato, effetto rilievo cuscino. I fiori si staccano completamente dallo sfondo. Altre varianti riesco ad ottenere modificando l'allineamento del tratto. Vedete come il tratto si sposta, oppure posso modificare il tipo di angolo del tratto e ottengo ancora altri effetti. Bene, fin qui abbiamo visto come creare un tratto pennello da immagine e disegno vettoriale. Adesso vedremo come creare un pennello da un pennello esistente. Attivo quindi lo strumento testo e creo una scritta in inglese per questioni di spazio, perché primavera sarebbe un po' troppo lungo. Lo lascio lì, ci servirà dopo. Ho già duplicato la tavola da disegno per la creazione del pennello. Scelgo quindi un pennello fra le incisioni, traccio e duplico la pennellata per ottenerne 6. Alla fine verrà un mistofritto fra trash e barocco, ma l'importante è che sia utile allo scopo, cioè rendere l'idea. Quindi assegno i colori dell'arcobaleno a ciascun tratto e ne bastano comunque 5, 6 sono eccessivi. Riduco la tavola da disegno ed esporto il pennello come abbiamo visto prima. Accelero il video e passiamo direttamente al test. Questo è un pennello lineare e lo utilizzerò in modalità estendi e vedete che gli angoli si sovrappongono. È un problema che si risolve spostando le curve. Traccio una pennellata arcobaleno e dopodiché la sistemo con lo strumento nodo. Posso modificarla anche utilizzando lo strumento larghezza tratto. E per finire dal menu livelli seleziono un metodo di fusione. Aggiungi con un'opacità al 75%. Bene, adesso passiamo all'ultimo tipo di pennello. Il pennello intensità texture. Attivo lo strumento cuore e ne traccio 3. Colore nero, allineo e distribuisco. Adatto la tavola alle dimensioni delle forme. Quindi esporto seguendo la stessa procedura che abbiamo visto prima e lo lascio all'interno della cartella. Adesso duplico la tavola da disegno e creo un altro pennello uguale, invertendo i colori. I cuori saranno bianchi e sotto inserisco uno sfondo nero. Duplico ancora i 3 cuori. Questi li farò grigi, quindi ridimensiono, allineo e distribuisco in modo che siano al centro degli altri. E anche questo lo esporto come ho fatto
in precedenza. Riapro quindi il pannello e importo i pennelli appena creati. Stavolta utilizzo Crea nuovo pennello intensità texture e importo anche l'altro. E siamo pronti per vedere la differenza. Seleziono il primo, attivo il pennello vettore, disattivo i colori dal selettore e traccio. Come vedete, ottengo un effetto traforato. Le aree nere, cioè i cuori, sono in pratica traforati. Attivo l'altro e do una pennellata e vedete che il risultato è esattamente l'opposto di quello precedente. In pratica si tratta di una copia positiva. Le zone bianche sono diventate nere e le zone grigie al centro sono semitrasparenti. Cerchiamo di fissare bene questo principio che consente di creare texture personalizzate variando l'intensità del nero e del bianco. In questa modalità tutte le aree colorate di nero al momento della creazione del pennello rappresenteranno le aree visibili della texture e in pratica rivelano i livelli sottostanti, cioè diventano traforati. Quelli in bianco invece li coprono, il grigio invece crea delle trasparenze. Il pennello finale quindi restituisce l'immagine in negativo. Adesso vediamo questi pennelli applicati alla composizione trash primaverile. Ad esempio voglio applicare questo pennello al testo. Disattivo tutti i colori e lo applico e sempre gestendo il tratto dall'omonimo pannello riesco ad ottenere degli effetti completamente diversi. Provo anche l'altro pennello, quello traforato, e mi sembra più appropriato. A questo punto rifinisco il testo per non lasciare l'opera trash incompiuta e assegno ad esempio una sfumatura sia al testo che all'attratto e poi aggiungo degli effetti. Ok, adesso li vedremo applicati alle forme. Duplico l'ellisse centrale, la riduco e applico il secondo pennello. Disattivo i colori, vedete come l'effetto trasparenza è ovviamente più evidente. E anche in questo caso lo posso gestire attraverso il pannello tratto ed ottenere degli effetti diversi. Vi parlerò ancora di pennelli, magari in qualche altro tutorial, ma ne approfitto per correggere un lapsus che ho commesso qualche tutorial fa. I pennelli all'interno di Affinity non sono tutti vettoriali. I pennelli vettoriali li troviamo soltanto all'interno di Persona Designer, mentre in Persona Pixel troviamo pennelli raster. Prima di salutarvi e ringraziarvi per essere arrivati fin qui, vi faccio vedere la differenza. Questo ad esempio è un pennello raster, vedete che cliccando non si attiva lo strumento nodo, ma vediamo soltanto il perimetro del livello come se fosse un'immagine. E in più, ingrandendo, vedete come perde nitidezza e diventa pixelato, cosa che invece non succede ai pennelli vettoriali, che possono essere ingranditi e mantenere sempre la nitidezza, a condizione che le immagini utilizzate siano ad alta risoluzione. In descrizione trovate il link per poter scaricare i pennelli che ho realizzato durante questo tutorial e che potrete utilizzare tranquillamente. Provate anche voi comunque a creare i vostri pennelli. Sperimentare è sempre il miglior modo per alimentare la creatività. Se avete domande, postate pure fra i commenti. Grazie ancora e non dimenticate di lasciare un like. Alla prossima settimana. Ciao!